della Sicilia e della Sardegna. Sai che ti dico? Ci organizziamo e ritorniamo ad essere nuovamente protagonisti per la Sicilia, per la Sardegna e per l'intero Mediterraneo. Più sud in Europa. Noi ci conosciamo da sempre. Per le necessità dei siciliani ho lavorato in questi anni al Parlamento europeo e sul nostro territorio. Con impegno e tenacia sono arrivati risultati come l'IGP per l'olio Sicilia e per la cioccolata di Modica. Abbiamo vinto la battaglia per l'insularità che porterebbe tariffe aeree agevolate. Mi sono battuta per la priorità assoluta, l'occupazione. Stavolta puoi scegliere, scrivendo in tutta la Sicilia il nome e cognome di chi qui ti rappresenta con serietà e impegno. Ci conosciamo da sempre. Alle elezioni europee scrivi Michela Giuffrida e sbarra il simbolo del PD. Il centesimo, ogni giorno un gran risparmio. Il centesimo, resi passi tutto avanti. Il centesimo, da oggi la tua spesa è conveniente più che mai. Eccoci amici, bentrovati, consueto appuntamento con l'Indice. Questa è l'ultima settimana, domenica prossima si vota per le elezioni europee e naturalmente sono in corso iniziative politiche proprio per arrivare, diciamo, a sabato prossimo, quando poi ci sarà il silenzio, la pausa di riflessione, così si chiama, e quindi tutti quanti penseranno a chi votare. Io devo dire che, voi sapete, non è possibile rivelare cosa dicono i sondaggi, cioè non si può fare pubblicamente. Ci sono tanti sondaggi in giro, li fanno le varie organizzazioni, però giustamente, perché nel passato si facevano sondaggi fino al giorno prima e questo poteva in qualche modo far cambiare l'idea del voto. Ora invece i sondaggi non si possono fare, non si possono dire. Però io posso dirvi una cosa che è molto chiara. Andando un po' in giro dalle nostre parti e parlando con le persone, molti mi dicono che non sanno bene che cosa andranno a fare, cioè non sanno bene a chi voteranno. Perché? Perché il voto per le europee è un voto complesso, si vota per grandi linee, non si vota come quando fai le regionali, conosci a quello, le nazionali, sai qual è il partito. Qua si vota per grandissime linee e poi devi sperare che una coalizione sia forte, ma una coalizione a livello europeo, quindi 500 milioni di persone, perché in Europa ci sono 500 milioni di persone e c'è ancora una cosa stranissima, l'Inghilterra che voterà per i propri candidati, poi non so chi è quello che spenderà una lira magari per farsi una campagna elettorale, se poi a ottobre dovrebbero dimettersi a quel punto. Allora, il sondaggio che dico io è che la gente è molto confusa, sta cercando di capire per chi votare e comunque abbiamo capito che ci sono grandi schieramenti. Ecco, c'è un'area di centrodestra, di destra, c'è un'area Forza Italia che abbiamo visto ieri anche un'intervista, c'è quella la Daphne Musolino che è appoggiata da Catero De Luca, che è uno dei nostri clienti. Questi sono quelli di Forza Italia, ieri c'erano quelli di Milazzo, va bene, ma questa è la parte del centrodestra. Invece spostiamoci alla parte del centro-sinistra, direi della sinistra, del PD,
perché il PD ha organizzato una articolata campagna elettorale che punta soprattutto, diciamo, l'area Zingaretti punta soprattutto su Michela Giuffrida. Abbiamo sentito anche altri di cui parleremo subito dopo, l'area Zingaretta che punta su Michela Giuffrida. Michela Giuffrida ieri è stata in provincia di Ragusa, ha avuto 3 appuntamenti accompagnata da Nello Di Pasquale e quindi diciamo che ha fatto capire che è molto intenzionata ad essere rieletta e ci racconta in questa intervista quello che ha fatto in questi anni. Sono come posso dire, delle cose, delle iniziative che hanno dato, secondo appunto Michela Giuffrida, ampi risultati. Allora sentiamo Michela Giuffrida al nostro microfono. Si racconta di una terra che continua ad avere bisogno di un convinto sostegno in agricoltura. Oggi ho incontrato molte categorie produttive, per esempio parlavo del mio rapporto sul benessere animale che ho firmato in prima persona al Parlamento europeo. Noi siamo quello che mangiamo, se gli animali che producono poi il latte, le uova, insomma tutto quello che mangiamo, stanno bene, è chiaro che staremo bene anche noi, perché tutto passa nel nostro corpo. Abbiamo parlato dei risultati arrivati con l'IGP Olio Sicilia, con l'IGP Cioccolato di Modica. Io chiedo di continuare a lavorare per questa terra. Questa è la terra che produce l'oro verde, lo diciamo sempre. I nostri agricoltori hanno bisogno di sostegno. In questi anni ho lavorato in Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo e mi sono battuta per difendere questa terra e questo comparto produttivo. L'Europa è sotto attacco, i populisti la vogliono distruggere, ma come faremmo senza i soldi, i fondi europei che sono destinati a questo comparto e sono tanti? Allora diciamo che questi fondi devono essere sfruttati fino all'ultimo euro e i risultati sono arrivati, mi sono impegnata proprio per questo, voglio continuare a farlo per rendere questa terra più operosa e per lavorare alla priorità numero uno, l'occupazione. La provincia di Ragusa è leader in questo, noi abbiamo diciamo delle best practice, delle aziende che esportano in tutto il mondo, io oggi ne ho visitate alcune, siete il fiore all'occhiello della Sicilia, portiamo alto questo valore aggiunto, sosteniamo l'agricoltura e renderemo un buon servizio a questa terra. Beh, io dico che non c'è bisogno di più Sicilia in Europa, c'è bisogno di più Europa in Sicilia, dobbiamo far conoscere a tutti le opportunità europee, l'Europa c'è, spesso però sconta le colpe del populismo, degli slogan, della strumentalizzazione, allora dico durante questi incontri non prendiamo per buono tutto quello che gira su Facebook, avete visto Facebook ha chiuso 25 pagine con 2,5 milioni di utenti, facevano la propaganda a Salvini e 5 Stelle. Impegniamoci a distinguere tra verità e falsità. Ecco, questo è il messaggio che mi sento di consegnare. L'Europa c'è, sostiene l'agricoltura. Un terzo del bilancio europeo è dedicato all'agricoltura. Smettiamola di parlare contro l'Europa. E comunque anch'io voglio cambiare l'Europa. Voglio più che sia più vicina ai territori e più concreta, ma per questo bisogna lavorare e tenersela stretta, non distruggerla come vuole fare qualcuno. Ecco, questo è il pensiero del PD, avete capito, molto sul sociale e bisogna controbattere quella parte che grida molto, devo dire, in televisione, che sono quelli del 5 Stelle e quelli del movimento di Salvini, che guardano, soprattutto Salvini, a questo partito, diciamo, di centrodestra, sovranista, che bisogna controbattere, dice appunto Michela Giuffrida. Quindi ci troviamo di fronte a un'area di sinistra sul sociale che punta sempre sull'accoglienza, sulla crescita, sulla, diciamo, sul fatto che devono pagare tutti, insomma, molto concetto di sinistra. Dall'altra parte ci sono quelle che invece vogliono difendere i territori, le tasse come la flat tax e compagnia, quindi questi sono i grandi temi. Con Michela Giuffrida
c'era anche, lo abbiamo detto, Nello Di Pasquale, che ha un po' coordinato nel territorio la campagna elettorale di Michela Giuffrida. Sentiamolo. L'Europa è un patrimonio da difendere, non solo. Chi è che ha fatto percorsi diversi, come la Grecia o come l'Inghilterra, cioè che hanno tentato di uscire fuori dall'Europa, non solo sono ritornate, c'è stato chi è ritornato nei suoi propri passi, ma c'è stato chi se n'è pentito. E in particolar modo le future generazioni, i giovani, cioè le interviste, ancora io ricordo le interviste dei giovani sia in Grecia che in Inghilterra, che si sono visti rubare una prospettiva europea rispetto a quello che è la chiusura nel proprio Stato e nella propria casa. Ovviamente i giovani che hanno una visione più aperta e che si sentono cittadini nel mondo, su queste cose devono riflettere. Il Partito Democratico, il voto al Partito Democratico è un voto all'Europa di tutti, per essere più cittadini del mondo, per essere cittadini europei e per essere liberi. Chi vuole portarci invece verso la sovranità degli Stati, ovviamente ci vuole fare un passo indietro di tantissimi anni. Quindi il voto a PD innanzitutto per questo, il voto a PD a Michela Giuffrida, perché Michela Giuffrida si è impegnata in questi anni, è stata una persona seria, onesta, e questo lo dimostrano i fatti, ma poi è stata una persona che è riuscita a far avere anche qualcosa in questo territorio. Questo territorio sfrutta, il territorio della provincia di Ragusa, l'IGP Olio Sicilia, un riconoscimento importante a tutela delle nostre produzioni, l'IGP Cioccolato di Modica, grazie al lavoro di Michela Giuffrida, che è stata l'unico riferimento siciliano nella Commissione Agricoltura. Quindi ritornare in Europa per Michela significa portare avanti questo collegamento che la provincia di Ragusa ha avuto con Michela Giuffrida in questi anni. Non c'è dubbio però che l'Europa va cambiata. Non ci sono dubbi, l'Europa può cambiare, tutto può essere cambiato e può essere migliorato. Quindi è proprio per questo e per le battaglie che già sono state fatte da Michela e quelle che possiamo fare per un'Europa ovviamente migliore, più solidale, più laboriosa, più ricca, più economicamente più solida. Ovviamente abbiamo bisogno anche di persone come Michela. Questa è Teleiblea. Adrenalina Pesca. I migliori marchi della pesca sportiva a tua disposizione. Al vostro servizio per soddisfare la clientela più esigente ed aiutarvi nella scelta di prodotti di alta qualità. Esperienza, competenza e cortesia al vostro servizio. Vieni a trovarci, via Pompei 1, a Ragusa. Costituita nel 1969 per la salvaguardia degli interessi professionali degli imprenditori edili, l'ANCE di Ragusa è da sempre impegnata nello sviluppo dell'industria edile e nella qualificazione tecnico-professionale delle imprese del settore. L'ANCE fornisce ai soci specifici servizi per superare le difficoltà che quotidianamente le imprese edili sono costrette ad affrontare. Entrando a far parte della grande famiglia degli imprenditori edili e dei costruttori, potrai contare su 50 anni di esperienza. Contatta gli uffici dell'ANCE di Ragusa, invia una mail a info@ance.rg.it. Benissimo, questa era la pagina politica, avete sentito Nello Di Pasquale, un'altra settimana di campagna elettorale, poi vedremo chi andrà a Bruxelles per rappresentarci, speriamo nel migliore dei modi. Parliamo ora un attimo della Banca Agricola Popolare, perché sono previsti degli incontri nei prossimi giorni con il sottosegretario Villarosa. Addirittura c'era stata una lamentela dicendo perché Villarosa, che del Movimento 5 Stelle, viene a Ragusa per parlare della Banca Agricola ma non si occupa dell'autostrada Catania-Gela, che ora della Catania-Ragusa, non della Siracusa-Gela, un'altra cosa, della Catania-Gela, perché ora fra un po' non se ne parlerà più e ce la dimentichiamo. Allora c'è un comunicato della Banca Agricola che ci dice che c'è stato un incontro
con le associazioni dei consumatori. Ieri Adiconsum, Adoc, Adusbef, Veder Consumatori, Lega Consumatori, che sono stati invitati e quindi hanno raccolto l'invito del dottor Arturo Schina. L'incontro si è svolto in clima di reciproca cortesia e collaborazione. Allora, sono state chiarite le modalità di accesso al fondo di solidarietà di cui abbiamo parlato, cioè una cifra che viene messa a disposizione per coloro che vorrebbero rendere liquide le proprie azioni, come appunto è stato detto nel Consiglio, è stato approvato al momento del bilancio che c'è stato a fine aprile. Le associazioni sono state informate in merito all'avvio della procedura di raccolta del consenso al trattamento dei dati personali e dei soci che volessero accedere gratuitamente alle prestazioni di una polizza particolare. L'incontro è stato l'occasione per illustrare le esigenze manifestate dalle associazioni che la banca si impegnerà a valutare e esaminare. Comunque resta forte la preoccupazione e quindi non sappiamo, ci dovrebbe essere giorno 20 questo incontro, cosa verrà detto, quindi sarebbe lunedì, dovrebbe esserci questo incontro, vediamo a livello con il sottosegretario, vediamo cosa verrà detto. Qui però c'è stato un incontro prima con le associazioni di categoria. Parliamo ora un attimo di cronaca, perché qualche giorno fa, vi ricordate, c'era stato questo episodio che aveva un po' preoccupato, che era quello dell'incendio di un negozio di moto. E voi sapete, quando ci sono queste cose uno si preoccupa e dice: guarda un po', è arrivata anche da noi una certa cosa, che manco la voglio dire come parole, perché ci sono quelli che chiedono il pizzo e bruciano. Però già dal primo momento la cosa non sembrava così chiara, per tutta una serie di dubbi. Ora questi dubbi si sono concretizzati, oggi c'è stata la conferenza stampa dei carabinieri, in pratica sentirete ora questa brevissima intervista, era un autoincendio per andare a prendere i soldi della compagnia di assicurazione. Tra l'altro, a quanto dicono, la vittima, che poi è l'autovittima, si era assicurato pochi giorni prima. Queste cose fanno pensare subito. Sentiamo cosa dice il capitano dei carabinieri. Conferenza stampa su il proprietario di Bike Store indagato per l'incendio al suo negozio. I particolari in questo incontro con l'informazione, capitano. Sì, la nostra attività di indagine è partita subito ovviamente dal sopralluogo sulla scena del crimine e dall'esame di quelli che erano i testimoni dell'evento, oltre che dall'esame delle telecamere di videosorveglianza che erano in zona. Tutto questo ci ha consentito di restringere il cerchio proprio attorno al proprietario, che è risultato essere l'unico gravemente indiziato di tale gesto. Effettivamente lui stesso, poi messo alle strette dai colleghi della sezione operativa del nucleo operativo radiomobile, si è trovato costretto quindi a confessare quanto aveva già fatto. Il movente qual è stato? Il movente purtroppo è stata la grave situazione debitoria in cui il proprietario si trovava, per cui ha pensato di non avere altra via d'uscita se non provocare questo incendio e riscuotere il premio assicurativo di una polizza già sottoscritta per incendio e furto. I capi d'accusa quindi sono incendio, simulazione di reato e fraudolento danneggiamento di beni assicurati. Quindi avete sentito, la situazione si era subito ingarbugliata per questo titolare, sembra appunto che avesse fatto tutto questo per prendere i soldi dell'assicurazione. Queste cose non vanno mai a buon fine, tutti i telefilm americani ce lo hanno insegnato. Allora, sono giornate particolari e parliamo di cultura. Devo dire che però in questa città la cultura non si riesce a fare bene. Alcune cose mi lasciano perplesso, più spettacolo che cultura.
più televisioni con piacciono queste cose con le ragazze che con le belle cose di fuori, per esempio hanno intervistato l'altro ieri in questa manifestazione di bike, 40.000 euro pagati dal comune, quello che sta al castello, no? L'ingegnere Nuccio Iacono, ma dico, qual è la veste? Ah, me l'ero scordato, fa parte del Mincul Pop. Che cos'è il Mincul Pop? Il comune di Ragusa ha organizzato, il Ministero della Cultura Popolare ha fatto un gruppo di persone che pensano sulle manifestazioni, ma qua mi pare che si sono scordate di cose molto importanti. A proposito di questo vi dico che domani, domenica, c'è questo appuntamento dei musei, Festa dei Musei, e c'è un'iniziativa, Giovanni Di Stefano è un fiume in piena su queste cose, quindi Giovanni Di Stefano mi invita alle ore 10 al Museo di Ragusa per vedere questo appuntamento che parla delle tragedie greche. Anche a Modica c'è la Festa dei Musei, 18 e 19, anche la Notte dei Musei, quindi appuntamenti molto sulla cultura. Io ora ho un ospite in studio che, scherzando, fa parte di questo Ministero della Cultura Popolare che ha organizzato il Comune di Ragusa. Parliamo di una grande collezione di mappe, ne abbiamo già parlato lunedì scorso, ma lo riproponiamo perché giorno 9 ci sarà l'appuntamento al Museo di Ragusa. Allora, vediamo l'ospite in studio. Parliamo di questa interessantissima collezione che abbiamo a Ragusa, al Museo della Cattedrale, a Palazzo Garofalo, praticamente in Corso Italia, così, e ne parliamo con il diretto interessato e responsabile, il dottor Carmelo Arezzo, che è il presidente della Fondazione Cesare Zipelli. Allora Carmelo, noi ci conosciamo da tempo, quindi è inutile che facciamo dai tempi della televisione degli anni, dei 45 anni fa, e già prima, e anche prima di scuola quindi ancora più indietro. Ancora, Carmelo, allora, intanto diciamo questo, che la Banca Agricola con la Fondazione ha edito questo straordinario libro dove sono contenute le tantissime mappe, piante, piantine che sono contenute, che sono conservate in questo museo. Ci vuoi dire esattamente, ecco, come nasce, cosa c'è dentro? Intanto, brevemente, l'ingegnere Zipelli, sì. Chi era? Allora, l'ingegnere Cesare Zipelli è stato un protagonista della vita imprenditoriale, culturale, sociale della nostra città, pur non essendo ragusano, perché l'ingegnere Zipelli era messinese, nato nel 1919, però da Messina poi per motivi professionali ha raggiunto Ragusa negli anni del boom industriale, perché si occupava delle miniere, delle attività collegate con le miniere di asfalto, e tutto quel periodo, tutto quel percorso lo ha visto impegnato. Quindi con gli anni d'oro di Ragusa, con tutti, quello 60. Che è stato un momento in cui la città, obiettivamente, al di là degli aspetti legati ai fenomeni poi connessi con l'abbandono in parte dell'agricoltura, eccetera, però è stato il momento del boom economico di questa nostra città, della provincia. Si industrializzava, la città cresceva, si espandeva. In quegli anni un protagonista indiscusso è stato Cesare Zipelli. Non solo lo è stato da grande imprenditore, da manager, tra l'altro seguito con grande affetto dai dipendenti, perché aveva anche un modo estremamente moderno, innovativo, aperto di gestire, sia pure in ruoli direttivi, le attività imprenditoriali delle quali si è occupato, e lo ha fatto anche innamorare enormemente di questa città, alla quale poi si è dedicato per tutta la vita fino alla sua scomparsa nel 2009. L'ingegnere Zipelli, che probabilmente moltissimi dei telespettatori, certamente quelli più avanti negli anni, ricorderanno, perché non solo, ripeto, è stato un grande imprenditore, ma ha avuto anche ruoli pubblici importanti. È stato per un periodo come tecnico assessore allo sviluppo economico alla provincia, è stato assessore provinciale alla provincia di Ragusa, è stato l'animatore, il fondatore della sezione di Italia Nostra
nella nostra città, e con questo quindi si è impegnato fortemente. Ha avuto sempre una grande attenzione per le attività culturali, si è dedicato a essere mecenate di tanti giovani artisti, li ha seguiti, ha aiutato anche molti giovani della nostra provincia ad impegnarsi, ad attivarsi, ad affermarsi in qualche modo. Grande attenzione, perché era molto amico di Carmelo Cappello, ed è certamente suo l'intervento che poi ha consentito al Comune di acquisire la collezione delle opere di Carmelo Cappello, che sono oggi esposte a Palazzo Zacco. C'era dietro il suo intervento, è stato dentro le attività collegate con anche la nascita, sia pure dall'esterno, del Museo del Duomo di San Giorgio, si è occupato, aveva una grande amicizia personale con Stefano D'Arrigo, lo scrittore di Messina, che ha ospitato nella sua casa di mare, era la casa che aveva a Caucana, proprio sul mare, e dove nelle estati ospitava Stefano D'Arrigo, che ha scritto il suo capolavoro Orcinus e Orca, proprio ospite di Zipelli in quella residenza estiva. Poi, innamorato di Ibla, ha comprato casa a Ibla, a Ragusa Ibla, ed è a Ragusa Ibla che purtroppo è scomparso nel 2009. È stato, insomma, poi a 90 anni, però, sì, a 90 anni, così no, dopo una vita, grazie a Dio, dopo una vita preziosa, piena di entusiasmo, piena di interessi, estremamente fattiva. Quindi ora sono 10 anni. Lungo la quale l'ha accompagnato sempre accanto a lui, con i suoi stessi interessi e con la sua stessa passione per la vita, la moglie Doris Impellizzeri. E infatti l'unico cruccio che probabilmente, anzi sicuramente, me ne parlava, anche perché ho avuto il grande onore di essergli un po' amico, sia pure con una certa distanza di età e quindi con il rispetto che gli dovevo per il suo ruolo, l'unico cruccio che si è portato in fondo fino alla fine è stata quella di non avere figli, e quindi ha avuto durante la sua vita anche questo grande interesse culturale, un grande collezionista, collezionato di tutto, aveva opere d'arte importanti di autori del Novecento e non solo, opere d'arte sacra, una raccolta di maioliche, di ceramiche di Caltagirone antiche, un grande bibliofilo, una biblioteca immensa, e tra le altre cose, al centro della sua collezione, delle sue attenzioni di collezionista, le carte geografiche della Sicilia, le mappe della Sicilia, circa 270 pezzi. Siamo a 270 mappe che riguardano la Sicilia. La Sicilia, soltanto la Sicilia, che poi in alcuni casi è ovviamente inserita, a parte con Malta, perché Sicilia e Malta andavano insieme storicamente, ma poi anche con l'Italia meridionale, insomma col contesto in cui la Sicilia si colloca nel Mediterraneo. A Palazzo Garofalo. Allora, noi siamo stati, noi dico la fondazione, è nata proprio in relazione a una volontà testamentaria espressa dall'ingegnere Zipelli, che ha voluto in sede testamentaria che la collezione delle carte geografiche, delle quali aveva parlato con me moltissime volte, io avevo un grande interesse personale anche per questo tipo di collezione, andassero alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, istituto per il quale l'ingegnere Zipelli portava una grande attenzione, un grande rispetto anche per l'amicizia personale che lo legava al presidente di allora, il commendatore Giambattista Cartia, al figlio, il cavaliere del lavoro Giovanni Cartia, e all'altro presidente che poi si è inserito tra loro due, l'avvocato Mario Schininà. Questi legami lo spingevano in sede testamentaria a lasciare alla Banca Agricola la raccolta delle carte, purché nascesse, dato che erano rese pubbliche, e nascesse una fondazione nel nome suo e della moglie, peccato. Questo è stato puntualmente fatto dalla fondazione e dalla Banca Agricola, che ha avuto poi anche l'amabilità, devo dire per me una gioia immensa, quella di volermi chiamare fin dalla nascita alla presidenza della fondazione Cesare Doris Zipelli. Perché io presiedo dal 2010. Questa è la storia, dalla collezione di Cesare Zipelli. Ora, queste 270 circa, uno più uno meno, mappe e piante della Sicilia sono conservate nel museo
della cattedrale. Per essere precisi, perché è bene dirlo, per motivi proprio di spazio fisico, noi abbiamo selezionato insieme a Franz Riccobono e Marco Grassi, che sono i nostri due consulenti esperti della materia, che sono di Messina e che si occupano da sempre di araldica e di storia della Sicilia, abbiamo selezionato circa 70 delle carte, perché motivi di spazio ci limitavano a questo, e siamo ovviamente in possesso di tutte le 270, perché la collezione è interamente in mano alla Fondazione, e ci auguriamo di trovare in prospettiva, stiamo già lavorando in questa direzione, una sede autonoma della Fondazione all'interno della quale poter collocare non solo l'intera raccolta, ma poter anche fare attività collaterali che oggi sono invece rese più complicate dal quindi fatto di... Quindi al momento ce ne sono 70. Abbiamo selezionato che però 70 sono le più, che sono rappresentative, le più non necessariamente le più belle, ma comunque indicative del percorso, dal 500, ecco, da come immaginavano... C'è un percorso. C'è un percorso di tipo cronologico nella mostra, che è in un'ala, come tu dicevi, del museo della cattedrale al Palazzo Garofalo, in Corso Italia. La mostra si chiama Sicilia Antigua. E raccoglie queste 70 carte, che ci sono anche delle vedute, non solo carte, in mezzo ci sono delle vedute dei viaggiatori tedeschi e dei viaggiatori francesi quando nel 700 venivano dalle nostre parti. Ricordo a me stesso che Cavadispica era più nota allora di quanto probabilmente sia nota oggi, per le vicende che la storia ha. Venivano da tutta Europa per vedere Cavadispica, così come vedevano Pantalico. Infatti le altre, i tedeschi vengono ora cercano queste indicazioni. E poi... e quindi ci sono anche delle vedute, le vedute dell'Huel, che era un disegnatore, un viaggiatore francese prestigioso, e riguardano alcuni dei monumenti dell'epoca del nostro territorio. E poi ci sono questa gran parte di carte geografiche che vanno dal 500, quando sull'onda soltanto di indicazioni ovviamente legate al 1500, quindi al si dice, al si racconta, al camminare per strada, al muoversi lungo il territorio, nasceva una Sicilia che era appena accennata, con una forma ancora non... Andiamo a Campolago questa Sicilia, ecco. Guarda che bella, la puoi vedere. Questa è quella del 1640, siamo al 1640, e come vedete non è la Sicilia come la conosciamo adesso. C'è l'intuizione. C'è però già l'idea, qui già c'è qualcosa di più di quello che c'era inizialmente, e principalmente erano momenti di, spesso su commissione, infatti ci sono nelle carte, tra l'altro, bellissimi cartigli colorati, perché sono carte tutte originali ovviamente, molte delle quali poi colorate a mano. Queste sono tutte originali? Tutte originali. Sono solo fotocopie? No, né sono dei falsi, perché circolano anche dei falsi, sono stati appurati, tra le righe posso dire, nella collezione, probabilmente a insaputa dello stesso ingegner Zibelli, c'erano due carte che non sono risultate autentiche, quindi cose che può capitare. L'hanno fatto il pacco anche a lui. Probabilmente no, le avrà prese anche sapendo che non erano, certe volte per completare le collezioni si fa anche questo a volte. Tutte quelle che abbiamo sono invece autentiche, sono accompagnate, ecco, da questi cartigli, dagli stemmi delle autorità del tempo che incaricavano. Questa è più 1720. Questa è del 1720, accompagnata, ecco, da tutta una serie di indicazioni ulteriori, di disegni, di marchi, tutto inciso, ripeto, tutte incisioni. Ma per esempio, se vediamo la punta sud della Sicilia, esiste proprio la punta, in quella precedente quadrata. Sì. Si comincia a vedere, e poi andando avanti, nelle ultime carte arriviamo ovviamente fino alle carte dell'Ottocento, non ha senso, quelle di ora non ha più senso, ma delle carte che anche nell'Ottocento, ecco qua torniamo a una carta più antica, e quindi ecco vediamo che la forma è ancora meno chiara di prima. E 1575. Le carte successive, quelle dell'Ottocento, rispondono ad altri requisiti. Ci sono carte militari, c'è una carta bellissima, grande, che viene piegata su se stessa per essere portata dal militare, perché era l'unico modo. Certo, non è che c'era Google o Google Map o tanti cartelli lungo la strada. Ci si muoveva con queste carte, oppure le carte economiche, dove c'è indicazione accanto alla carta di quelle
quelle che erano le attività più importanti del tempo, le carte ferroviarie con l'indicazione delle ferrovie, quindi, cioè, tutti taglia, ogni carta ha una sua autonomia. Ecco, qui la vediamo inserita in pieno all'interno del Mar Mediterraneo, tra l'altro diventa una carta di grande attualità perché fa capire perché Marta, oggi siamo al centro di certi fenomeni di flussi. Malta l'hanno fatto un pochino più grande, migratorio. Sì, certo, c'erano queste, ma anche se vedi anche l'accostamento tra la Sicilia e la Calabria è estremamente più ravvicinata. Senti, di quanto. Allora, per facilitare coloro che volessero andarla a visitare, in ogni mappa c'è scritto la data. Ogni mappa Nicola Mischer 1680. Ogni mappa un'indicazione puntuale. Quindi che è stata curata da Franz Riccobono e da Marco Grassi, indicano gli elementi essenziali per capire la carta, cioè la datazione, l'autore, da dove è tratta, perché ci sono molte carte, sono anche ricavate da pubblicazioni, ovviamente. E il tipo di incisione, perché nel tempo c'è stata anche una trasformazione dei motivi di stampa, le finalità che la carta doveva raggiungere. Ci sono delle carte, ripeto, bellissime anche dal punto di vista estetico, allora, le quali uno si incanta a guardarle. Io ne parlo con entusiasmo perché le amo molte, ma credo che chiunque ami la Sicilia ha un modo per riconoscerla o per ritrovarla anche in questa dimensione narrativa. Aggiungo, scusa se che è anche bellissima, e questo presuppone non una visita affettata, ed è per questo che abbiamo anche fatto il volume che invece comprende tutte le carte in nostro possesso, non solo quelle esposte. C'è anche un modo di leggere queste carte che riguarda, per esempio, la trasformazione dei toponimi, dei nomi delle località nel tempo. Certo. Per cui tu scopri perché Spaccaforno poi torna a essere Ispica, prima lo era, poi è diverso, tutte le località lungo la costa. Ci sono delle carte che lungo la costa della Sicilia indicano quasi scoglio per scoglio, momento per momento, perché servivano per la navigazione. Lente d'ingrandimento, avrete anche il piacere, io l'ho fatto, guardando tutte le zone qua e sappiamo come si chiamavano. Ora io non ho gli occhiali che me lo aggiungo che della pubblicazione esiste anche un ebook che è scaricabile, tra l'altro, gratuitamente dal sito della Fondazione. E nell'ebook, ovviamente, per quello che consente oggi la tecnologia, della carta si può andare a guardare non il particolare, addirittura di più, insomma, si può entrare veramente dentro. Allora, andiamo a questa parte, diciamo, tecnica del in questo momento, diciamo, il museo è aperto ogni giorno. Secondo gli orari del Museo della Cattedrale, mattina e pomeriggio e anche la domenica mattina, chiuso il lunedì, come insomma nelle tradizioni del museo. Ho chiesto all'amico Carmelo Arezzo, presidente della Fondazione, di fare una joint venture, cioè di fare un accordo, perché mese prossimo ci sarà la giornata delle Prologo. Generalmente è il 2 giugno, ma siccome il nostro 2 giugno coincide sempre con la festa di San Giorgio, allora non vogliamo mischiare le cose. E allora noi sposteremo la giornata delle Prologo al 9 di giugno, la domenica dopo, e quindi già vi dico da ora, ci sarà la pubblicità, che sarà possibile nella mattinata di domenica 9 giugno visitare il museo gratuitamente, o meglio, sarà, diciamo, un accordo. No, la Fondazione si fa carico di consentire la visita alla Sicilia Antiqua per la mattinata del 9, gratuitamente, sperando che ci siano molti visitatori, anche provenienti da fuori Ragusa. Il nostro intento è proprio questo. Diventa un'occasione per far conoscere questa raccolta che non è, come dire, in modestia sottolinearlo, è la più importante che esiste dopo quella di Lagumina, già funzionario, alto dirigente del Banco di Sicilia, poi presidente della Camera di Commercio italiana a Parigi.
un grande collezionista di carte geografiche della Sicilia e che è visitabile a Palermo, presso l'università, al Palazzo Steria. Quindi noi abbiamo questa... La seconda nel mondo, parliamo nel mondo, perché è chiaro che poi le specializzazioni di collezionismo sono legate al territorio. Ingegner Zipelli aveva interesse per la Sicilia. Però siccome allora queste carte le disegnavano in gran parte disegnatori stranieri, la valenza della collezione è che c'è un forte interesse di altre nazionalità, dalla Germania, dall'Olanda, dalla Francia, perché i disegnatori allora erano principalmente di questa provenienza e quindi venivano assegnate gli incarichi di disegnare la carta, di incidere la carta appunto a questi autori che venivano e poi guardando bene si può anche rivedere, questo qui c'è un spaccolino, certo, che forse sarà uno spaccaforno. La trasformazione di... importante, quindi ricordiamo questo. Si tratta di una collezione praticamente unica, seconda al mondo. L'abbiamo noi a Ragusa e quindi sarebbe proprio il caso di sforzarsi un po' dalle amministrazioni per far sapere anche fuori che esiste questa mostra che può essere visitata. Uno viene a Ragusa, si guarda il Duomo, può anche andare a vedere la cattedrale, cioè il museo della cattedrale, e vedere questa splendida collezione. La Proloco insieme alla Fondazione vi permetterà per giorno 9 giugno, ma lo vedrete, lo metteremo sui siti, di visitarla gratuitamente, perché è davvero molto bella. Ci vorrà un'oretta, se uno la vuole perdere tempo, un'oretta. Certo, nell'occasione si può anche visitare il Museo della Cattedrale, che è un'altra presenza museografica importante in questa città, anche questa forse non sufficientemente conosciuta. Sì, perché tante volte... I musei sono o vanno di moda o c'è tanta cosa oppure uno se li scorda, e anche il nostro museo, per esempio quello archeologico, non è molto visitato. Se posso rubarti un altro minuto, volevo dire che noi vogliamo farne sempre un'occasione sempre più aperta di conoscere la collezione della collezione Zipelli di queste carte. Abbiamo fatto delle mostre fuori, siamo stati per esempio l'ultima volta a Licodie Eubea per una mostra selezionando le carte che di più riguardavano il territorio di Licodia. Probabilmente andremo presto in giro per la Sicilia, perché stiamo immaginando degli altri momenti espositivi. Perché la Fondazione, ripeto, vuole non solo aver fatto questa impegnativa scelta di rendere pubblico il patrimonio delle carte che l'ingegnere Zipelli aveva collezionato, ma vuole anche spingere perché sia conosciuto sempre di più attraverso le carte anche il nome dell'ingegnere Zipelli. E vogliamo, perché la Fondazione non fa solo questo, mettere presto in campo e poi... mi auguro che la Teleblea con la consueta disponibilità ospiterà momenti successivi in cui vogliamo preannunciare delle altre cose, perché del patrimonio della Fondazione fanno parte anche tutta una serie di carte, di documenti che riguardano l'impegno dell'ingegnere Zipelli nell'attività mineraria. E questo è tutta una documentazione che per il momento stiamo studiando, stiamo valutando, verificando, ma dalla quale si può ricavare una grande massa di informazioni su una parte direi fondamentale della storia economica di questa nostra città, che non può essere né misconosciuta né dimenticata. Esatto. Va bene, grazie Carmelo Arezzo, noi andiamo grazie avanti. Grazie ai telespettatori per l'attenzione. Questa è Teleiblea. Costituita nel 1969 per la salvaguardia degli interessi professionali degli imprenditori edili, l'ANCE di Ragusa è da sempre impegnata nello sviluppo dell'industria edile e nella qualificazione tecnico-professionale delle imprese del settore. L'ANCE fornisce ai soci specifici servizi per superare le difficoltà che quotidianamente le imprese edili sono costrette ad affrontare. Entrando a far parte della grande famiglia degli imprenditori edili e dei costruttori, potrai contare su 50 anni di esperienza. Contatta gli uffici dell'ANCE di Ragusa, invia una mail a info@ance.rg.it.
L'elegante e storica Villa Boscarino Hotel è ideale per rendere indimenticabile il vostro soggiorno nel cuore di Ragusa. Le diverse tipologie di camere, arredate con elementi di pregio e uniche nel loro genere, offrono comfort e si adattano ad ogni esigenza della clientela. Vivi l'esperienza di un soggiorno nella suite di Villa Boscarino, l'unica con grande vasca a idromassaggio, da dove è possibile percepire la vastità del parco di 2000 metri quadri provvisto di centro benessere e piscina jacuzzi. Degusta la ricca colazione a base di prodotti locali servita nell'antica cappella che conserva stucchi ed autentiche incisioni in latino. Villa Boscarino Hotel, un connubio perfetto tra storie e design al servizio dei suoi ospiti. Villa Boscarino Hotel, via Muratori 63, Ragusa. Farmacia Falcone di via Falcone 99 a Ragusa. Alla Farmacia Falcone, oltre ai consueti farmaci da banco e su prescrizione, troverete i migliori prodotti per la cura del vostro corpo e per tutte le età. Segui ogni venerdì nell'indice i consigli del dottor Giummarra della Farmacia Falcone di via Falcone 99 a Ragusa. A Ragusa, i vini sfusi siciliani e nazionali, sia rossi che bianchi, sono solo da Vini Olindo, in via di Vittorio 116. Da più di 30 anni Vini Olindo soddisfa la clientela più esigente con oltre 1000 etichette di vini imbottigliati siciliani e nazionali, i migliori distillati e le bollicine delle aziende più prestigiose italiane ed estere. E non mancano i prodotti tipici della nostra terra. E ultima novità! Da Vini Olindo le birre artigianali siciliane con vari gusti e gradazioni in grado di soddisfare i palati più esigenti. Venite a trovarci, vi aspettiamo in via di Vittorio 116 a Ragusa, telefono 0932 62 33 11. E ricordate, il vostro regalo lo spediamo dove volete, a Ragusa è gratis. Questo appuntamento al 9 giugno per vedere queste bellissime mappe per la giornata della Proloco. Altri appuntamenti, 31 maggio, 1, 2, 3 giugno, sagra del pesce azzurro al porticciolo di Donna Lucata. Questi sono appuntamenti che hanno sempre grandi successi, poi il tempo migliora perché dobbiamo dire che per la saga della seppia c'era un po' di vento, speriamo che il primo di giugno sia estate finalmente, quindi appuntamento alla saga del pesce azzurro. Ci arriva anche una locandina da Caltagirone, giocando sul nome, bello questo, invece di Caltagirone, Cantagirone. Al giardino pubblico di Caltagirone, che è bellissimo, ci sarà questa iniziativa che è praticamente un festival canoro per giovani talenti. La direzione artistica è di Antonella Di Maria. Allora, per chi volesse partecipare, il numero ve lo ripeto io, 339-274-2184. 339-274-2184. Questo è il numero della responsabile del Cantagirone, è un festival di talenti. Detto questo, noi ci andiamo a chiudere il telegiornale con una iniziativa oggi che era la marcia contro l'omofobia. Ci si aspettava tante persone, ma dobbiamo dire che nelle scuole i presidi per svariati motivi hanno preferito non concedere ai ragazzi di partecipare a questa manifestazione. Quindi e si è un po' ridotto. Noi comunque eravamo lì per seguirla, per quello che è stato possibile, quindi vediamo il servizio di Teresa Guarnucci e poi ci sarà Gianni Papa con la pagina sportiva. Bene amici, grazie per la cortese attenzione, vi auguriamo un buon weekend. Ciao a tutti.
una settimana dedicata a eventi, alla lotta contro l'omofobia, manifestazioni, marce, e oggi proprio Ragusa era coinvolta in una marcia contro l'omofobia. Studenti, insegnanti, un po' tutta la cittadinanza era stata invitata per recepire, ma anche per lanciare a loro volta il messaggio della lotta contro l'omofobia. Ma il maltempo, insomma, la giornata non proprio stupenda, ha bloccato questa manifestazione. E invece qui a Piazza San Giovanni comunque c'è l'Arcigay e i messaggi sono forti e diretti e chiari: non restare indifferente, combatti l'omofobia. Anche le istituzioni cittadine sono sensibili a questi temi. Marco Garofalo, presidente territoriale di Arcigay. Allora, una settimana di iniziative e di eventi per lanciare il messaggio, il no contro l'omofobia, non restare indifferente, combatti l'omofobia. Allora, oggi ci doveva essere proprio stamattina qui a Ragusa, da Piazzale Zama a Piazza San Giovanni, una marcia contro l'omofobia, e tutti gli studenti, ecco, delle istituzioni scolastiche di Ragusa avevano aderito con grande forza, con grande impegno, però la giornata, ecco, non è stata clemente, il buon Dio oggi, insomma, sempre nuvolo questo maggio. E siamo qui però in Piazza San Giovanni, gli studenti sono rimasti in classe per volere dei dirigenti scolastici, ma il messaggio forte e chiaro arriverà a tutti. Sì, il messaggio forte e chiaro arriva a tutti, e i ragazzi abbiamo preferito lasciarli continuare le loro attività scolastiche, perché comunque io da buon padre di famiglia non metterei a rischio la loro incolumità. E quindi abbiamo concordato con i dirigenti scolastici la non partecipazione, quindi l'annullamento del corteo, poiché le condizioni atmosferiche non sono delle migliori. Il messaggio che abbiamo lanciato dal 16 maggio al 2 giugno è quello contro l'omofobia. Sì, contro l'omofobia è secondo natura. È vero è che le manifestazioni sul territorio che si stanno svolgendo e continueranno a svolgersi anche domani a Palazzo Spadaro, con un reading di lettura alle 18.30 che lo terrà il professore Luca Tata, sensibilizzeranno tramite la cultura quello che viene molto spesso anche malinterpretato tramite i canali televisivi o comunque dei social media. Purtroppo la mancanza di cultura, la non conoscenza di quello che è il colore, la diversità di ciascuno di noi porta a queste manifestazioni negative, come quelle, ecco, dell'omofobia. Parliamo di omofobia, ma parliamo anche di violenza nei confronti di qualsiasi genere, persona che appartiene al genere umano. Se non risponde a dei canoni, chissà dettati da chi? Dall'immagine? No. Allora, fatta di immagine. Allora, io tenderei a non parlare né di norme né di canoni, perché la natura non ha né un canone né una norma, perché norma dal greco normos, che vuol dire regola, legge, e la natura non ha una legge propria determinata e determinante, ha delle sfaccettature che poi alcune ideologie hanno imposto alla società, ma non possiamo parlare di naturale in senso lato, ma dobbiamo parlare di naturale in senso completo, in senso definito, ossia cosa vuol dire? È naturale tutti i comportamenti umani, non sono naturali i comportamenti violenti legati all'uomo.
Valentino Fiammetta, Marco Nicosia, manifestazioni ed eventi contro l'omofobia hanno curato con ecco, delle arti dell'immagine, arti figurative, arte contemporanea, questa mostra a Palazzo Spadaro Scicli. Allora, ne vogliamo parlare, anche tutto il lavoro che c'è dietro. Sì, per questa mostra noi ci siamo basati su un saggio della storica dell'arte Eva Cantarella, che ripercorre appunto tutto quello che è la storia, le leggi e la letteratura greca e romana nel riferimento all'omosessualità. Per cui viene indicato come apripista di questo libro il rapporto tra Platone e il secondo natura. Secondo natura per Platone era considerato tutta la serie di rapporti finalizzati alla procreazione, mentre contro natura erano tutti quei rapporti che coinvolgevano, insomma, i sentimenti tra uomini e donne, tra donne e donne, tra uomini e uomini. Noi abbiamo voluto riportare, secondo natura, tutta la serie di rapporti appunto che ci sono tra persone dello stesso sesso, di sesso differente, poiché non sono finalizzati alla procreazione. Per cui attraverso questo messaggio di Platone, attraverso questo chiarimento effettuato su Platone, noi abbiamo voluto concentrare la sfera dei sentimenti e renderla secondo natura, di qualsiasi natura essa sia. Marco Nicosia ha curato i testi di questa mostra, quanto lavoro c'è dietro? Abbastanza, infatti ci abbiamo messo quasi un mese a curare tutto, anche i cataloghi. Ho apprezzato molto le opere scelte da Valentina, in quanto dimostrano quella sfera appunto di intimità di ogni rapporto umano, sia fra persone eterosessuali che fra coppie omosessuali, e appunto riscoprendo la naturalità di ogni rapporto e tutta la sfera dei sentimenti che c'è dietro, appunto secondo natura. E soprattutto abbiamo voluto realizzare questa coniugazione fra la naturalità dei rapporti umani e il coming out artistico, appunto la ricerca di identità da parte dell'artista che ad un certo punto della sua carriera è capace di esporsi al pubblico e appunto mettersi a nudo e far scoprire appunto la propria identità. Tutti sappiamo che a questo momento dell'anno, arrivati a maggio, a metà maggio, maggio è oltrato, anche se il tempo non sembra essersene ancora reso conto, lo sport è agli sgoccioli. Noi abbiamo avuto quest'anno un'annata fino a questo momento eccezionale e abbiamo ancora un'altra possibilità di migliorarla. Parlo del rugby, ma ne discuteremo più avanti. Invece, diciamo brevemente, ce n'è un'altra ancora, anche se sicuramente meno importante, solo di prestigio, non so anche quanto ci tenga la squadra, che è il Ragusa, che ha vinto l'andata della semifinale di Coppa Italia e quindi ha la possibilità nel ritorno di superare il turno e di andare alla finale che poi si giocherebbe a Ragusa di Coppa Sicilia, chiedo scusa, perché per la promozione, perché l'anno scorso l'ha vinto il Marina e quindi potrebbe essere un altro dei tanti allori da aggiungere a questa annata incredibile del calcio, che ricordiamo finora c'è una promozione eccellenza, una in D, una Coppa Italia di Serie A2 femminile e una promozione non uno femminile. E più la provincia ha registrato le due promozioni di Chiaramonte e Comiso, che sono una gran bella cosa in eccellenza, e c'è ancora la possibilità che il Ragusa conquisti la Coppa Sicilia. Ma veniamo a parlare di pallacanestro, e segnatamente ovvio della Passalacqua, perché la Passalacqua, dimostrando ancora una volta che una società non diventa e non arriva dove arriva per caso, e io l'ho sempre pensato, ed è un grande merito dei fratelli Passalacqua e dello staff che sono riusciti a creare, con, insieme ovviamente con i soldi di mettere la famiglia Passalacqua, insieme col direttore sportivo Gianni Griscione, hanno formalizzato il primo colpo della stagione. In teoria non è un colpo, in realtà è un grosso colpo, perché non è che arriva una giocatrice nuova, c'è la conferma per due stagioni addirittura, e questo è un altro segno di grande lungimiranza di Nicol Romeo. Ora, chi sia Nicol Romeo lo sappiamo noi, a Ragusa lo sanno tutti in Italia, è una giocatrice dal passaporto sia italiano che australiano, perché figlia di italiani, credo di calabresi, che è arrivata qui per un colpo di fortuna, perché la squadra turca che l'aveva ingaggiata
avuto delle difficoltà o comunque non ha rispettato gli impegni, per cui è arrivata qui e appena arrivata, fin dal primo momento, Ragusa ha capito che aveva trovato una di quelle giocatrici che avrebbe lasciato un segno, non solo per la sua straordinaria bravura sia come play, sia come guardia, sia come giocatrice che infila bombe da tre con una facilità impressionante, difatti è una media che è attorno al 40%, che vuol dire uno su due in un campionato intero, ma perché davvero è quella che ha una imprevedibilità, una freschezza, una, come posso dire, certe volte una creatività nel gioco che è davvero spettacolare. Il pubblico ne ha fatto una delle sue beniamine e lei l'ha ricambiato sempre con partite di altissimo livello. Bene, Nico Romeo, abbiamo detto, per le prossime due stagioni sarà in maglia bianco-verde e questo, oltre al simbolo di lungimiranza di cui parlavamo, è anche un segnale chiaro, forte, nettissimo, che Davide Gio Stefano Passalacqua ha intenzione di continuare sulla stessa falsariga, cioè di allestire una squadra in grado di competere per i massimi livelli. Pare, e credo, lo accennava qualche giorno fa nell'intervista che gli abbiamo fatto già nel recupero, che non ci sia intenzione di fare l'Europa, del resto se fai la Champions è una, a parte che vuol dire che hai vinto lo scudetto, poi è un piacere, ma se fai un'altra uno può anche discutere, poi abbiamo il problema che non abbiamo una trasferta normale, sono tutte trasferte lunghissime da fare solo con l'aereo e quindi ci sono una serie di problemi particolari. Quindi ci sarà l'anno prossimo la Supercoppa, che pare che abbiano intenzione di farla dopo che il campionato è iniziato da qualche giornata, piuttosto che prima, come è stato fatto finora. Ci sarà da lottare per il titolo e ci sarà da difendere la Coppa Italia. La presenza, la conferma di Nicol Romeo, che si è detta contentissima, si è dispiaciuta del fatto che non si sia riuscita ad arrivare dove si voleva, però ha sentito la professionalità, e questa è una bella cosa, della società Passalacqua. Ovviamente il calore del pubblico, si trova bene come ambiente, anche chiaro sotto il profilo tecnico perché è impiegata nel modo giusto, e quindi si è detta entusiasta di avere firmato per altri 2 anni, che vuol dire che la Passalacqua ha un punto, proprio una bitta alla quale legare la cima, estremamente solida, estremamente salda, perché su di lei, e io sono sicuro che a brevissimo avremo notizie almeno delle altre conferme, è una mia convinzione, può darsi che sbaglio, credo che su questo si potrà impostare la squadra dell'anno prossimo, che non credo, anzi proprio non lo credo assolutamente, si porrà a traguardi minori di quelli soliti, quindi punterà sempre il più lontano possibile. Davvero bravi, complimenti alla società, complimenti a Gianni Criscione, perché è un lavoro importante, sapere che una giocatrice che già era ricercata l'anno scorso, che quest'anno lo sarebbe inevitabilmente stata ancora di più dopo la grande stagione e dopo quello che ha fatto valere, una giocatrice che andrà a fare gli europei, quindi sarà sicuramente un'altra grande vetrina dalla quale lei non ne uscirà certo appannata, beh, vuol dire avere saputo bruciare i tempi ed essersi assicurato un elemento di assoluto valore. Complimenti. Chiudiamo questo breve discorso sullo sport, uno degli ultimi prima dell'estate, parlando di rugby. Alla fine, in qualche modo, di riff e di raff, eccetera, eccetera, con tutti i problemi che ha avuto di infortuni, il rugby che domani, se non mi sbaglio, dovrebbe, credo, segnare l'assegnazione della Coppa Italia di categoria femminile alle ragazze, c'è una bella squadra femminile, complimenti, e che ha tante squadre giovanili che vanno forte, domani gioca a Cosenza per l'ultima partita della pool promozione di Serie B. C'è una certa discordanza fra i punti, fra la classifica che viene data, almeno che è stata data fino a qualche giorno fa dal sito della squadra, e quella che ho trovato in Lega. Per quello che ho trovato in Lega, il rugby si troverebbe ad avere un punto in meno dell'altra, della capolista, che gioca in casa a sua volta, quindi bisognerà vedere come va a finire, perché sapete, il rugby può prendere 4 punti oppure prenderne 5 in caso di vittoria. Comunque, innanzitutto bisogna andare a vincere a Cosenza. Non credo che sia particolarmente complicato, il Cosenza è stato sonoramente battuto qua, ma comunque una squadra che ha in casa, ci terrà a chiudere bene il campionato, e poi per squadre dilettantistiche, nel caso particolare del rugby Ragusa, che ha avuto i problemi che ha avuto di infortunati, che ogni volta quando fa trasferte